Sindaco Derda, nei giorni scorsi a Racconigi si è verificato il crollo di un muro di un immobile di proprietà comunale in via Salici. Qual è la situazione che ha portato a questo fatto? Ma sì, in realtà insomma, è un fabbricato che era un vecchio deposito comunale. Ormai sono tanti anni che questo fabbricato gravava in una situazione di precarietà di vario tipo. Avevamo, fra l'altro, sono stati fatti alcuni interventi recentemente, nel 2019, seguendo quello che era stata la richiesta di una non profit, avevamo attivato tutta una serie di procedure che partivano dalla valutazione dell'immobile alla perizia. Per poi arrivare anche a un progetto che abbiamo consegnato in sovrintendenza e che la sovrintendenza ha approvato. Perché in realtà bisogna dire che questo muro faceva parte di un piccolo complesso dove questo muro era vincolato. Quindi devo dire che ancora anche qualche problema. Da 2019 è partito questo iter, 2020 abbiamo consegnato il progetto, è stato approvato. In realtà poi insomma, questo gruppo, questa no profit, ha poi desistito dal fare l'intervento, un po' per anche le difficoltà legate al fatto che quello aveva questa porzione di muro vincolato che crea qualche piccolo. Certo. Ecco. E poi insomma, i fatti recenti sono quelli della pandemia e quant'altro. Devo dire che insomma, non, noi non ci vogliamo sottrarre alle responsabilità di questa cosa, ecco, tuttavia. E condividiamo con tanti, ecco, perché quel fabbricato aveva un po' quella caratteristica. Poi la volontà Certo. stessa di smetterlo non era solo nata da noi, ma anche dalla precedente amministrazione, proprio per dare una parola fine a questa situazione che era comunque un po' complessa. Ecco, nel pomeriggio dell'8 gennaio si è verificato questo crollo che non ha avuto fortunatamente conseguenze gravi, insomma, per nessuna persona che passava da lì. La minoranza in queste ore ha detto che si è trattato di un crollo annunciato. Cosa risponde? Ma dico annunciato nì, nel senso che era un'area transennata, noi avevamo già addirittura rimosso tutta una serie di strutture che pesavano su questa porzione di muro. Poi devo dire che il caldo e le gelate di questi giorni hanno portato a vedere questa situazione. Ecco. Annunciato, insomma. No, cioè, nel senso che non era previsto che fosse così, anche se in realtà noi avevamo transennato la zona, avevamo fatto sì che non ci fossero dei grossi problemi. Poi, fortunatamente, nessuno si è fatto male, nessun danno a cose, quindi tutto sommato l'epilogo non è stato così drammatico. Insegna qualcosa, no? Insegna che laddove bisogna fare le cose, bisogna fare tempestivamente. Forse questo intervento qua andava fatto 25 anni fa. Quando forse le cose si potevano fare in modo meno pesante e meno significativo. Tutto sommato, ripeto, col senno di poi è sempre facile, vorrei veramente che non ci fosse uno sciacallaggio politico su un'operazione che di fatto, insomma, porta la firma e la responsabilità non solo della nostra amministrazione, ma di tante amministrazioni che si sono succedute. Ma noi non ci vogliamo sottrarre anche alle nostre responsabilità.